stare per vedere il video, che è il motivo principale per il quale sono a Los Angeles. Come sapete, io sono un grandissimo fan di Tesla. Si potrebbe intuire anche dal fatto che ho comprato una Tesla. E da fan tale sono, ho noleggiato per un po' di giorni la Tesla più veloce al mondo, che è uscita quest'anno, da pochi mesi, in America, ma non è ancora uscita in Italia, e uscirà tra più di un anno. Per farvi capire, questo è ufficialmente un contenuto inedito in Italia. E la macchina sarà talmente tanto veloce che secondo me qualcuno di noi sviene. Sicuro. Ok, siamo arrivati e io l'ho già vista. No, ho detto che non posso registrare. Prendiamo la macchina e arriviamo. Ok, ora prima di farvela vedere tutta, questa è la prima guida. Il primo tocco è veramente stato... cioè, questo video è iniziato stranissimo. Se volete altri video con questa macchina, la riprendiamo nei prossimi giorni, perché questo video uscirà più o meno subito. Faccio una cacchio di promessa: a 150.000 like la compro. Quando esce in Italia tra un anno e mezzo. È veramente tutta smart, raga. Ma che cazzo stiamo dicendo? Oddio, mi è sfuggito il volante. Partiamo dal principio con questo video. Questa è una Model 3 Standard Range, che va molto di moda qui a Los Angeles. La mia è una Model 3 Performance. Per farvi capire la differenza, questa sta sui 45.000 euro, la mia sui 68.000. Mentre ci spostiamo in quella direzione e abbiamo la nuovissima Model S Plaid, che è ancora non uscita in Italia. Cioè, lo ripeto, non è ancora uscita. Quando uscirà, se arriviamo a 150.000 like, la compro. Ed è la versione migliorata e aggiornata della Model S. La Model S è quella che ho guidato per andare a Capo Nord, quella rossa, non so se vi ricordate. Era una Model S Long Range, che anche quella sono 90.000 euro di macchina. Dopo la Long Range c'è la Model S Performance, che quella sono 110.000 euro più o meno di macchina. Stiamo parlando sempre di euro. Vi faccio vedere il nuovo logo. Cioè, questa l'ha aggiunto lei, non era di serie. Allora, la Model S Plaid in questo momento costa di listino, parte da $136.000. Poi aggiungendoci gli interni particolari, i vari accessori, che non so quali sono sulla Model S Plaid. So quali sono sulla Model 3 e sulla X, ma non so quali sono su questo modello qui. Se con me, ti faccio vedere delle cose particolari di questa macchina prima di iniziare a guidarla. Ah sì, off topic, in Italia costa più di 150.000 euro. 150.000 like, 150.000 euro. Mi sa che ho detto una stronzata, però io ci credo. Ci credo che tra un anno e mezzo ci avrò abbastanza soldi per potermi comprare sta macchina. Vediamo se funziona come quella che avevo io. Cioè, mi avvicino. Macchina, apriti. E non si apre. Si è aperta. Ok, arrivi qua. Le maniglie sono molto meglio di quelle della Model 3. Sicuro? Su quello posso assicurarlo, perché non so se vi ricordate, ma la Model 3 ha l'apertura peggiore di tutte le macchine che abbiamo visto. Premi qua e poi apri così. Cioè, giù l'apertura della storia. Molto particolare il volante yoke, questo qui lo voglio mettere anche sulla mia macchina. L'interfaccia è simile ma completamente diversa, ci sono un sacco di cose in più. Poi ho notato, guarda qua, che c'è la modalità accelerazione chill, è l'accelerazione tipo soft. Normale. soft in Italia noi ci abbiamo scritto soft. Sport, che è la modalità che usi tu, che uso io, che è quella che di base dovrebbe essere un'accelerazione abbastanza potente. Poi c'è la modalità plaid, che noi non abbiamo sulla nostra, che credo sia l'accelerazione massima che hai senza il launch control. Il launch control funziona in questo modo: tieni premuto il freno, schiacci tutto l'acceleratore e dopodiché togli il freno, e quello è il launch, ed è un'accelerazione di 2 secondi 0-100. Per farvi capire, la mia Model 3 Performance, che è veloce, lo sappiamo, è 3.3, è un aereo. Io ho paura. Tu puoi mettere sia Plaid, quindi l'accelerazione molto forte, e sia Drag Strip Mode, e vai direttamente in Plaid. Poi ci sono le sospensioni, possiamo abbassarci e alzarci la macchina in base a quello che dobbiamo fare. Tipo, vediamo, very high. La macchina si dovrebbe sollevare, lo sta facendo. Ci siamo sollevati? Sì. Vedi se si abbassa? Sì, ci stiamo abbassando. Porca macchina, si sta abbassando. Così è quella da strada, è la modalità più bassa che abbiamo. Che dite, proviamo? Io non so se sono sicuro di volerlo provare. Mi sto guardando un po' i tuoi video. Ma che cazzo? Ma mentre andiamo li puoi vedere? Sì. È pazzesco! Si vede che siamo in America. Ma questa è soft. Oh, è già corre. Già corre a soft. Che corre? Ma io per un amico mi chiedo, quanto costa la penale se dovessimo romperla? È una domanda a lei. Allora, questa è una bella domanda. Siamo assicurati. Non penso romperemo mai per fare dei danni ingenti, esatto. Yeah. Io comincerei a mettere sport. Oddio! Ah sì, ovviamente questa differenza della mia Tesla non è solo 0-100. Anche il 100-200 è veloce, eh? È vai, da corsa. Vai, accelera qua. Eh no, perché mi vola quello, tienilo. Aiuto! Sport l'abbiamo provato. Vabbè. Metto Plaid. No, amore. Dai, io direi... io sono Plaid. Plaid. Mi cago sotto. Allora, parliamo di comfort. A me davanti sembra uguale alla mia. Sì, è molto simile. Forse un po' più spaziosa. Dietro sto largo, c'ho lo schermo per vedere video su YouTube. E poi anche lo schermo questo davanti sembra più grande. Ah, e poi... ah, che bello. È presente quando facciamo tipo le frenate e tenti? C'è il coso proprio qui, non c'è, perché il tetto è totalmente panoramico. Che la faccio? Lo faccio. Questo vedete. Porco... No.
no, 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 no. Ho dovuto fermarmi perché ho sentito lo svenimento istantaneo. Ok. Oddio. Porca troia, raga, è greve. È animale. Paura perché sembra uguale, cioè io da no. Qui no, cosa dici? Io sono arrivato qua, mi sono cagato, okay, sopra. No, forse ti schiaccia di più, sì, è vero. Forse tu non sei degna di stare in questa macchina comunque. Ma forse tu non hai percepito che io stavo infartando. Il fatto che non hai niente qua davanti, tu non hai proprio niente, a parte lo schermo, non hai le freccette né altro, è veramente comodo. E lo yok pensavo peggio, anche se secondo me intanto risfugge. Ok ragazzi, siamo in autostrada. Anche quando va normale, che non c'è l'accelerazione, comunque si percepisce che è diverso. Cioè siamo a 50 miglia orari in questo momento, cioè, noi già siamo abituati a una macchina molto veloce, a grande velocità anche, ma che mettono ansia la vero, sembra più... Mi mettono molta ansia le autostrade qui, eh. Sì, sembra più fluttuante, non so come dirti. Sì, vola. Accendo solo per vedere com'è. Oh! Oh, no, ma siamo pazzi! No, raga, guarda, siamo arrivati a 70 in un decimo di secondo. Porca troia. 70, 70, 100, 100. Ok. 150, 140 all'ora, così. È una 6. Cioè da 140. 140 all'ora così. Così, senza senso. Te botto, senza senso. Io voglio questa macchina. Oh! Ho sentito qui. No, raga, è veramente veloce. Io voglio 150.000 like perché così sono costretto a comprarla. Amore, chiama il commercialista. Voglio essere sincero al 110%. Io sapevo che sarebbe stata veloce. La macchina più veloce che ho provato è stata la Lamborghini Huracan ed era veloce. Ma questa mi sta facendo cagare addosso. Cioè questa è più veloce? È, certo. È molto più veloce. La macchina sarà più veloce. Cioè il paragone con le Formula 1? Le Formula 1 fanno un'accelerazione 0-100 di 1.8-1.9. Siamo lì. Io comunque ho delle difficoltà a comandare questa bestia. Ti ricordi quando ti ho detto andiamo a Los Angeles e uno dei motivi per cui voglio andare è perché voglio provare la Model S Plaid lì ed essere il primo in Italia a portarla? Ma non perché volevo essere il primo, ma perché non vedevo l'ora di provarla, non ce la facevo ad aspettare. No, ma è stato bello questi giorni che era consapevole che tra tipo tot tempo avrebbe avuto la macchina. Era lì, non, tra meno di 24 ore avrò la macchina, cioè, tra meno di 12 ore avrò la macchina. Cioè non mi sto rendendo conto, ma che cazzo l'avrebbe mai detto, no? Oddio. Una mezza accelerata la faremmo. Ah, aiuto, no, sto male, sto male. E ho fatto pianissimo. Comunque posso dire una cosa. In questo caso sì, è veloce, quello che vuoi. Ma io quello che vedo davanti a me, quello che sto guidando, è una sensazione fuori di testa. Cioè non sto guidando la velocità per me. Cioè non è la macchina più veloce del mondo, è la macchina più bella del mondo. Andiamo, apriamo. Contano. Comunque è più spaziosa di quello che si potrebbe pensare. È veramente grande qua dietro. Guardate qui cosa ci ha lasciato la proprietaria. Sono i Cybertruck telecomandati di Tesla. Cioè funziona abbastanza a caso, però potrebbe essere divertente. Mentre ricarichi la macchina, ti metti lì e giochi con i ragazzini magari. Comunque, arrivato a questo punto del video, prima della grande accelerata o dei vari test che dobbiamo fare adesso, io voglio essere sincero, per 130-140.000 euro stai a fare un sborone. Cioè questa è proprio la macchina da quello col pisellino piccolo che deve far vedere che è più veloce di tutti, più di quanto non siano le altre Tesla. Perché comunque sì, gli interni sono premium, la macchina si vede che ha una qualità migliore anche come è costruita. Velocità va bene, accelerazione se fortissimo, però costa 60.000 euro in più della mia e ha tutto questo senso. Se avesse avuto, come da copione, come doveva essere, più di 800 km, perché sulla carta doveva avere 800 km, poi a quanto pare non l'hanno più fatta, non so perché, magari stanno aspettando i prossimi modelli per farlo. Quindi sinceramente parlando, spero che non arriviamo a 150.000 like, perché se ci arriviamo devo comprarla e potrebbe non essere così tanto conveniente. Mi ha appena scritto Matteo Valenza, che sapete essere un esperto di Tesla, e mi ha spiegato il motivo per cui arriva a 2.80 e non a 3.30 come era stato disegnato. La velocità è bloccata a 2.80 perché sopra quella velocità la macchina non riuscirebbe a frenare e a fermarsi. Quindi cosa fanno? Per arrivare a quella velocità devi aggiungere un pacchetto di freni in carboceramica, detto qualcosa del genere, e grazie a quei freni che costano circa $15.000 tu puoi sbloccare la velocità fino a 3.30. Ecco il motivo per cui effettivamente la macchina è più veloce e con lo 0-100 più veloce sul mercato. Stiamo per acquistare il pacchetto da $15.000, no? No, perché è una affitto. Se no l'avremmo fatto. Comunque parliamone seriamente. Quando mai andrò più di 2.80? Ma mai. Bro, tu avresti le palle andare più di 2.80? No, ma se tu andassi in pista. Ma la pista ha un limite. Cioè non è che posso dire a 300 in pista. A meno che non è una pista di un certo livello, io non sia veramente bravo poi a fare le curve. Sto mettendo la drag strip. Cos'è dove... la drag strip? Sto provando a fare lo sprint. Però dice, vedi, drag strip
sleep condition for peak performance calculating. Ok, tra 3 minuti sarà abbastanza calda per fare questa cosa. A me il fatto che la macchina ci metta 3 minuti a riscaldarsi, si sta riscaldando per fare questa cosa. Sì, io non ho mai visto una Tesla scaldarsi. Ma io già sento il vomito. Non ho niente idea, mi sta venendo l'ansia. Ci scaldiamo un po'. Io anzi scaldiamo. Oddio! Sembra l'Oblivion! Ah, Gardaland! Ma è più veloce. È un po' che stiamo andando avanti, ma cioè, comunque dice 2 minuti. Anche preparation for launch. Quanto c'è? È ready. Oddio. Tolgo il freno, tolgo il freno. Rifacciamolo. Non mi sono fatto cacca sopra. Brucio il cuore a 1000. È stato veramente troppo potente per quello che mi riguarda. No, ma la grafica non aiutava. Cioè, cerco di farvi capire quello che compare. Ora non parto. Cioè, si prepara al lancio e dopo un po' ready to launch. E poi fa tutta una grafica strana, che è una figata. Siete? Forse. Preparing for launch. Sono fermato a 60 perché non ce la stavo facendo. Il mio cuore non regge, mi fa male il cuore. Lo rifacciamo nel prossimo video con la reaction di Achidale e delle altre persone che verranno. Io per ora posso dire di stare veramente, veramente male. È veramente troppo più veloce della mia. Dici? È veramente troppo più veloce. Cos'è per curiosità? Vedete quanto ci abbiamo messo a fare lo 0-100? 2 secondi e 5 qui dice. Procedi che io non ho schiacciato al 100%. Io non ho schiacciato al massimo. Mi sono fregato sotto. Ti rendi conto quanto può andare veloce? Cioè io non riesco neanche a pensarci. Nel prossimo video faremo il 100% della potenza, andiamo in un posto dove si può fare, dove è 100% sicuro e lo facciamo. Mi sento tutta strana, cioè tipo come se avessi la pressione bassa, non so come dire. Sì, una cosa del genere. Oggi ho letto una frase su un post di Surri, mi sono illuminati gli occhi. Uno gli ha commentato in una storia, ciao Surri comunque, gli hanno commentato: ricordati da dove sei venuto, e lui ha risposto: ricordati quello che sognavi da bambino. In questo momento io sto vivendo un sogno, è come la prima volta che guidavo una Ferrari. Quando guidavo la Ferrari per la prima volta sono stato emozionato, qui molto di più, perché Ferrari è la Ferrari italiana, ok, va bene tutto, ma questa è proprio un'altra sensazione. Quando guidavo per la prima volta la macchina che ho comprato io, la Tesla Model 3, con i miei soldi, una cosa che ho comprato, il mio primo grande traguardo della mia carriera, ero super emozionato. Ma oggi solo il pensiero che un giorno potrei avere questa macchina mi sta facendo uscire di testa. Sono veramente troppo emozionato, non riesco nemmeno a concepire quanto io sia emozionato. Le linee della Plaid sono proprio belle, è proprio bella, a parte gli interni, cioè fuori a me piace un botto, pure davanti, no? Tralasciando che io sono veramente un grande fan di Tesla, è proprio bella, è aggressiva, cattiva ma elegante allo stesso tempo. Poi gli interni, si vede proprio che sono di una berlina. Bravo Tesla. Bravo, complimenti, bravo. Stiamo anche provando a caricare la macchina. Ero curioso di vedere anche le prese qui. Ed è tutto completamente diverso, colonnine e tutto quanto. E una cosa molto interessante di Los Angeles, che qui le Tesla hanno senso. Ecco perché ce ne sono così tante. Abbiamo trovato, veramente, cioè io vi faccio vedere, no? In Italia ci sono qualcosa come 40 supercharger, in tutta Italia. Ovviamente in Italia sono messi in punti strategici per viaggiare. Però se tu hai la Tesla te la carichi in casa di solito. Ma qua, solamente su questa via, fino alla in fondo, ce n'è un altro. E in fondo di là trovi un altro supercharger. Vi faccio vedere la mappetta dei supercharger che fa veramente paura. Questi sono i supercharger a Los Angeles. Ce ne sono più a Los Angeles che in tutta Italia. Comunque ho detto che se arriviamo a 150.000 like compro questa macchina. E per la prima volta spero che non arrivi a 150.000 like, perché potrebbe essere pericolosa come cosa. Detto questo, da qualche giorno ci saranno dei video con delle reaction particolari fatti sulla Tesla Model S Plaid. La proveremo al 100% di carica, al modalità più veloce possibile, e vedremo realmente quanto è veloce. La facciamo provare anche a qualcuno, così per vedere un po' le reaction. Io vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale, non solo per i contenuti in Tesla, ma per tutti i contenuti che faremo questo mese, anzi questo mese e mezzo, forse di più, non volevo fare spoiler, ma saranno di più in America. Vedrete, vedrete, e fidatevi che di video fighi ne faremo, e con questo giocattolino anche qualcosa di molto interessante. Oltre ad iscriverti, mi sa che devi accendere la campanellina, che se no non ti arrivano le notifiche. Tu fallo, fidati.